Bene, a questo punto darei per letta la introduzione che io in parte ho fatto e in parte, diciamo, lascio a voi leggere sul testo e pregherei il primo relatore, il professor Franco Tamassia, che insegna diritto pubblico nell'Università di Cassino, a svolgere la sua relazione dal titolo La devolution e il Senato federale come disgregazione dello Stato unitario. Dopo ciascuna relazione vi è un dibattito, proprio perché il convegno è impostato secondo, diciamo, il criterio appunto della discussione per confrontare delle posizioni. Noi non sappiamo se dopo le attuali crisi politiche si andrà ad una fase costituente. Non sappiamo cosa succederà nel periodo che precede il referendum confermativo oppure meno dell'ultima modifica costituzionale, non sappiamo se dopo il risultato del referendum proseguirà un dibattito. Noi auspichiamo che comunque il dibattito vi sia. E quindi diremmo che l'Istituto Carlo Alberto Biggini vuole assumere tra i primi in Italia proprio l'impegno a alimentare questo dibattito, ad affiancarsi a quanti nei vari schieramenti sono disponibili ad un lavoro di riconsiderazione in forme moderne della Costituzione. La parola al professor Tamassia, grazie. La mia relazione sarà particolarmente, diciamo, critica nei confronti del progetto di Costituzione che è stato posto. Data la complessità di questo progetto, cercherò di limitarmi ad alcuni aspetti, soprattutto la struttura e il significato del Senato federale. E rinuncio a parlare della devolution perché altrimenti dovrei estendere eccessivamente il mio discorso. D'altra parte il fatto di essere abbastanza duro e preoccupato, però penso che si inserisca nelle funzioni di questo istituto che assurge, come ha detto l'amico onorevole Rasi, ad essere un po' la coscienza critica dell'Italia di oggi. Comunque parto anche dalle critiche che comunemente vengono rivolte al progetto di riforma costituzionale che è stato approvato dalla Casa delle Libertà sotto la pressione del secessionismo della Lega Nord. È in pratica una riforma da attribuire nella sua integrità alla Lega, anche gli altri l'hanno subita. Ora, queste critiche però riflettono soprattutto le preoccupazioni un po' dell'intera classe dirigente politica italiana, sia di centro-sinistra che di centro-destra. Si tratta della preoccupazione, del tutto legittima, della difesa delle minoranze da un eccessivo potere della maggioranza impersonata dal capo dello Stato e poi, in ordine a devolution, lo squilibrio che si verrebbe a creare tra regioni con minore capacità fiscale, come dice l'articolo 119, per non dire le più povere, con quelle con maggiore capacità fiscale, come dicono le più ricche. Ora, queste preoccupazioni sono fondate perché i poteri
poteri conferiti all'esecutivo sono eccessivi, inusitati nel quadro internazionale costituzionale. A mio vedere però questo problema non è il problema più grave, quello che dovrebbe preoccupare maggiormente a confronto dell'altro problema derivante dalla struttura statuale che si risulterebbe dall'eventuale attuazione del progetto, che consiste nella certa e in quanto volutamente programmata dagli estensori disgregazione dello Stato nazionale italiano nato dopo le vicende risorgimentali e idealmente definito dopo la fine del primo conflitto mondiale e icasticamente rappresentato nell'altare della patria, patria unitati, civium libertati. L'impostazione generale della riforma costituzionale che fra giorni verrà sottoposta a referendum è indirizzata al perseguimento di fatto da parte del partito della Lega Nord e subita dagli alleati della coalizione dei seguenti esiti politico-istituzionali. Primo, so di essere molto, tranchant, però molti lo stanno riconoscendo. Primo esito, eliminazione dell'Italia come soggetto di diritto internazionale tramite un possibile duplice processo di separazione fra le regioni dal comune contesto ordinamentale giuridico-politico e di aggregazioni regionali potenzialmente elevabile a rango di soggetti statuali di ruolo internazionale come la cosiddetta Padania e in ciò agevolata dall'applicazione del comma 8 dell'articolo 117 che permette già nel testo vigente l'individuazione di organi amministrativi comuni fra le regioni nell'esercizio delle funzioni amministrative mentre nel testo leghista quello da approvare si sostituisce l'individuazione con la istituzione di organi amministrativi comuni. Secondo fine, il blocco del ricambio delle classi politiche, qui mi ricollego a quello che ha detto Rasi circa le classi politiche, il blocco del ricambio delle classi politiche a tutti i livelli, attraverso la combinazione di norme costituzionali con norme ordinarie, nazionali e regionali, specialmente relative ai sistemi elettorali. Terzo, apertura all'interferenza di stati stranieri che hanno saputo rimanere unitari ed accentrati, la Francia lotta per rimanere il paese più accentrato ed è tra i più efficienti, la Germania gradualmente sta mutando la sua legge fondamentale in senso più accentrato, nei confronti, questa apertura all'interferenza di stati stranieri, nei confronti delle classi politiche, delle neoformazioni istituzionali italiane e quindi spartizione della penisola italiana in zone di influenza straniere. Questo è a mio vedere il progetto, gli effetti. E questo è dovuto a che cosa? Soprattutto alla progressiva debolezza dei poteri centrali. Quando alle osservazioni di chi si preoccupa, come me, ma non solo io, moltissimi, dei pericoli che corre l'unità nazionale di fronte ai poteri dei governi regionali, si sente rispondere che i loro poteri sono subordinati alla Costituzione, bisogna rispondere che in realtà si tratta di una subordinazione vuota, perché la Costituzione o non pone dei limiti effettivi, o non li pone proprio, o che, allorché li pone, non fornisce a chi li dovrebbe far rispettare dei poteri effettivi. Se il governo centrale non dispone di reali e sufficienti poteri di condizionamento, soprattutto finanziario, nei confronti dei governi regionali, i poteri di controllo sono inefficienti e di fatto inesistenti. Attualmente si verificano sempre più tentativi da parte dei governi regionali di eludere i limiti costituzionali delle proprie competenze e di disattendere i richiami del governo centrale, la cui autorità viene sempre più contestata.
Se un sedicente governatore di regione trasgredisce i limiti costituzionali, la Costituzione non offre al governo nazionale dei poteri politici effettivi. Già di recente si sono verificati tentativi di insubordinazione, specialmente in relazione all'articolo 120 della Costituzione, che sono tatticamente rientrati più per non allarmare i dormienti che non certo per spirito di obbedienza o per l'esercizio da parte del governo centrale di poteri che di fatto non ha. L'articolo 120, quello che proibisce alle regioni di porre dei limiti alla libera circolazione del lavoro e del commercio della popolazione. Regioni che tentavano, che so io, di bandire concorsi per l'insegnamento riservati soltanto ai cittadini con determinate caratteristiche di residenza, di nascita, in loco, eccetera, eccetera. Però ci sono continui tentativi e molte volte si chiude l'occhio. La originaria finanza indiretta delle regioni, quella della Costituzione del 48, permetteva al governo nazionale di condizionare i governi regionali indisciplinati, in quanto poteva controllarne l'erogazione delle risorse e l'uso delle medesime. Attualmente, con il prelievo diretto da parte dei governi regionali delle proprie risorse, l'articolo 119, i poteri del governo centrale vengono talmente affievoliti che di fatti risultano quasi annullati. È da tenere presente che i secessionisti della Lega Nord non fanno mistero che l'attuale sistema impositivo e neppure quello previsto dalla riforma da sottoporre a referendum sono da considerarsi definitivi, non sono da considerarsi definitivi, in quanto per loro il vero federalismo fiscale significa che la funzione impositiva dovrebbe essere a capo esclusivo delle regioni, per cui saranno le regioni a trasferire parte dei fondi raccolti al governo centrale per l'esercizio delle sue funzioni. E se il trasferimento non avviene, cosa farà il governo centrale? Sì. Manderà la polizia di Stato dai governatori inadempienti? Sì. Ammesso che gli rimangono i fondi per mantenere la polizia di Stato? E se ad attendere la polizia di Stato sul confine regionale si trova la prevista polizia regionale di competenza esclusiva della regione, in ordine alla quale lo Stato pertanto non può intervenire in nulla, neppure in ordine agli armamenti, se la polizia regionale si vuole armare di cannoni e di carri armati, lo Stato non ha competenza per intervenire. Non è fantascienza, non è fantapolitica questa. Non sto facendo appunto della fantapolitica, parlo di storia recentissima. Se all'inizio degli anni 90 qualcuno avesse preconizzato quello che sarebbe successo di lì a poco nei Balcani, sarebbe stato accusato appunto di fantapolitica. A questo punto occorre tenere presente un dato storico di fatto. Nell'esercizio del potere formale non bastano i poteri formali istituzionali conferiti ad un organo. Conta anche la situazione psicosociale della base, la cui coscienza deve essere conformata all'accettazione di una data autorità. Se la coscienza di una nazione viene frantumata in più coscienze regionali, la nazione, in quanto realtà spirituale, viene compromessa e con essa la struttura politica e istituzionale che la dovrebbe attuare. La propaganda sistematica, capillare, costante da parte delle organizzazioni secessionistiche a livello territoriale e regionale, in assenza di una propaganda contrapposta di coscienza nazionale adeguata, purtroppo non basta. È quello che dice il nostro grande Presidente Ciampi, rende infeconde le attività del governo centrale intese a mantenere l'unità nazionale, in quanto non si troverà sempre meno chi avrà la coscienza dell'esistenza, dell'esigenza degli interessi unitari. Gli interessi regionali e localistici, in quanto più immediati, anche se a corta scadenza, finiscono per prevalere sugli interessi nazionali, perché a più lunga scadenza, anche se più reali e duraturi.
Lo stesso aggettivo nazionale, da tempo, da parte delle classi politiche regionali, comincia ad essere riferito più alle popolazioni regionali che non al popolo italiano. In numerosissimi, per esempio, interventi pubblici di Formigoni, sentiamo parlare di nazione lombarda. Si sente parlare della nazione campana, che non sono mai esistite, non potranno mai esistere. Ora vi è poi un'altra constatazione che occorre enunciare. Nella dialettica fra i diversi livelli di potere, quello centrale, regionale, locale, il conflitto non avviene realmente fra gli interessi dei vari livelli di comunità, comunità nazionale, comunità regionale, comunità locale, ma fra i diversi livelli di classe politica e dirigente, classe politica nazionale, classe politica regionale, classe politica locale. Nel conflitto fra i diversi livelli di classe politica, già nel vigente ordinamento costituzionale, finisce per prevalere quella di livello regionale perché è fornita di competenze più concrete e invasive degli interessi dei cittadini, sia per le dimensioni territoriali che le permettono di sovrastare le classi politiche provinciali e comunali e di ogni altro ente locale, come di eludere i condizionamenti della classe politica di livello nazionale. E veniamo adesso concretamente alla nostra Costituzione, al nuovo bicameralismo, un bicameralismo asimmetrico, ma in che senso? Sulla base di queste premesse possiamo ora immediatamente passiamo ad esaminare quelle parti del progetto di riforma costituzionale che interessano i profili sociopolitici che abbiamo svolti. Intendo riferirmi alla struttura del progettato Parlamento, in particolare il cosiddetto Senato federale. Dal bicameralismo perfetto si passa al bicameralismo che io chiamerei squilibrato. Il Senato federale è più forte e stabile della Camera dei Deputati. Nelle analisi critiche comuni ci si preoccupa sempre di quegli altri argomenti, del capo, del governo, ma non ci si preoccupa del problema più grave, veramente grave per la nostra esistenza. Solo la Camera dei Deputati è soggetta alle crisi parlamentari e allo scioglimento anticipato, mentre tutto ciò non è previsto per il Senato federale, è un unicum. Tutto il quadro costituzionale internazionale. Per questo premesso che quando ci si preoccupa degli strapoteri del capo del governo, in realtà non ci si rende conto che tali strapoteri possono essere esercitati solo nei confronti della Camera dei Deputati, che di per sé conta meno del Senato federale. La ripartizione delle competenze normative conferisce alla Camera dei Deputati delle competenze più generali, ma proprio perché generali di fatto sono meno concrete e condizionanti della base sociale. Mentre nel Senato federale le oligarchie regionali hanno in pugno le rispettive comunità regionali. Il Senato federale, infatti, come organo, è a sua volta debole nei confronti dei governi regionali, sia perché neppure esso ha poteri diretti di condizionamento nei confronti dei poteri regionali, sia perché in ultima analisi può emettere solo leggi quadro nelle materie di competenza esclusiva regionale di cui le regioni sono le gelose custodi. Ma soprattutto perché in esso non si forma una classe politica generale distinta dalle classi politiche regionali. Esso viceversa costituisce, come vedremo fra poco, solo la sede di decantamento degli interessi delle singole oligarchie regionali. Vediamo dunque alcuni caratteri strutturali di questo nuovo organo. La natura e il carattere di questo Senato federale. Già l'attribuzione nell'articolo 55 dell'aggettivo federale al Senato lo distingue, lo separa dalla Camera dei Deputati, nel senso che se la Camera non è federale, non ha l'aggettivo di federale, significa che questo aggettivo non va riferito allo Stato, che in base al vigente articolo 114
novellato dalla precedente riforma, una riforma molto grave, però bisogna dare atto che Bassanini compreso hanno riconosciuto l'errore, ma e va dato atto. In base all'articolo 114, a mio vedere, non esiste più lo Stato come soggetto politico, ma costituisce solo un livello di amministrazione, quello centrale, ma questo lo illustrerò meglio più avanti. Di conseguenza abbiamo da un lato la federazione rappresentata nel Senato federale e dall'altro abbiamo una struttura organizzativa centrale parallela, lo Stato rappresentato dalla Camera. Camera e Senato federale costituiscono quindi due strutture parallele con rapporti così deboli da permettere a ciascuna di esse di prendere vie diverse per punti di arrivo diversi, divergenti e anche distanti. Il fatto tuttavia che gli atti normativi di ambedue si rivolgono agli stessi destinatari, i cittadini italiani, pone questi destinatari il problema della cosiddetta lealtà divisa, cioè il problema di chi sia l'autorità alla quale debbano obbedire primariamente e da chi debbano ubbidire in subordine. Comune, provincia, regione, Stato sono delle comunità coassiali i cui membri appartengono contemporaneamente a ciascuna di esse. Ci può essere parità fra comune e comune di una stessa provincia, fra provincia e provincia di una stessa regione, fra regione e regione dello stesso Stato, ma non fra comune e provincia, fra provincia e regione, fra regione e Stato, perché fra la parte e il tutto cui appartiene il rapporto è necessariamente di subordinazione. Altrimenti i fini di ciascuna comunità, anziché inserirsi in funzione della comunità generale più ampia, lo Stato nazionale e che serve lo Stato entrano in concorrenza conflittuale. Gli stessi principi di sussidiarietà e di lealtà, di leale collaborazione, che a tutta prima sembrano quanto mai positivi e funzionali, in realtà, se esaminate nelle intenzioni di chi è ridotto, collaborano nelle coscienze collettive a far perdere la coscienza di costituire le parti di un tutto. Tornando al progetto, anche la diminuzione prevista dall'articolo 56 dei componenti delle Camere non è, come viene presentato, un atto di moralizzazione della vita pubblica, ma di riduzione della partecipazione all'attività legislativa in favore della tendenza oligarchica del ceto politico italiano, che, sia pure formalmente diviso e contrapposto in due poli, di fatto è sostanzialmente solidale per gestire il potere in un numero sempre più ristretto di persone e perciò stesso sempre meno condizionabili da quell'aliquota di parlamentari che volessero esercitare il proprio mandato senza vincolo imperativo, vale a dire senza il condizionamento esercitato dal nucleo dirigente del gruppo parlamentare, in altri termini del partito. Anche il fatto che i senatori a vita, oltretutto ridotti a 3 in numero assoluto, siano stati trasformati in deputati a vita, non dipende solo dal fatto che i componenti del Senato federale sono rappresentanti territoriali, ma dal fatto che i secessionisti non tollerano neppure un numero così insignificante soggetti portatori di interesse di natura a livello nazionale o comunque più ampio di quello di una regione di provenienza. Anche i deputati, del resto, sono rappresentanti di partiti, mentre i parlamentari a vita non hanno natura rappresentativa in quanto privi di qualsiasi mandato. E veniamo adesso al punto centrale, la rappresentatività e il mandato dei senatori federali. A questo punto siamo arrivati ad un argomento cruciale, la natura del mandato parlamentare. La previsione della natura politica del mandato parlamentare e il conseguente divieto di mandato imperativo, articolo 67 della Costituzione vigente, ed è un grande contributo che ci diede, dobbiamo riconoscerlo, è la rivoluzione francese che fece un salto in avanti di fronte alle assemblee tradizionali in cui
i membri delle assemblee venivano con il cahier, dove la comunità locale, dove la corporazione, dove il ceto gli diceva pure le parole che doveva dire di fronte al monarca. Quindi il divieto di mandato imperativo per il quale ciascun membro del Parlamento rappresenta tutta la nazione e non solo il proprio elettorato, viene compromesso sia dalla natura dei requisiti per esercitare l'elettorato passivo-attivo nel Senato federale, sia dalla nuova ambigua riformulazione dell'articolo 67 della Costituzione. La parzialità del mandato dei senatori federali si evidenzia subito dalla contestualità, comma 1 articolo 57, delle elezioni dei senatori con le elezioni regionali, che costituisce il primo elemento di qualificazione del Senato federale come Camera non rappresentativa di interessi generali, ma di interessi parziali dei singoli territori regionali. Il fatto che, comma 2, articolo 57, l'elezione del Senato federale sia disciplinata dalla legge dello Stato significa che il Senato federale ha la prevalenza in tale atto sia per il meccanismo previsto delle cosiddette leggi dello Stato, un procedimento molto complesso che non posso illustrare per ragioni di tempo, ma in cui hanno prevalenza gli elementi del Senato federale, sia perché viene prevista una riserva di legge rinforzata in cui contenuto è costituito dalla ratio di garantire la rappresentanza territoriale dei parti dei senatori. Esplicitamente dunque ciascun senatore non rappresenta la nazione del Parlamento, naturalmente, ma nemmeno un'ipotetica federazione, bensì soltanto la propria regione. Non siamo neppure a livello di confederazione. Il numero dei rappresentanti regionali in base alla popolazione delle rispettive regioni ribadisce la natura di semplice aggregazione o sommatoria di rappresentanti di entità separate. Le regioni proprie di questo progetto di Senato federale, quale Senato federale non ha quindi la natura di Camera parlamentare, che in tutte le Costituzioni federali esistenti costituisce invece un corpus unitario. Nel Senato federale, quindi, si verranno necessariamente a verificare rapporti di forza fra regioni più popolate e regioni meno popolate, fra regioni territorialmente più ampie e regioni meno ampie, per non parlare di regioni più ricche e regioni meno ricche. Questo accrescerà il carattere particolaristico e frantumatore della loro attività normativa. Quando si parla di commissioni in questo Senato federale, non saranno commissioni di partito, saranno commissioni, si parla commissioni proporzionali. Proporzionali a che cosa? Saranno proporzionali in senso territoriale. I gruppi parlamentari in tale contesto non tenderanno a formarsi su base partitica, ma su base territoriale. Il contenuto del mandato sarà in pratica quello di ampliare i poteri di ciascuna regione e di diminuire al massimo le norme vincolanti derivate dallo stesso Senato federale. Il Senato federale, pertanto, in quanto aggregato disorganico, emanerà delle norme relative alle competenze che sono poi quelle delle regioni stesse nella direzione più espansiva di tali competenze e quindi più disgregatrice possibile. E, come si vedrà, l'altra Camera e il Capo dello Stato non avranno poteri effettivi per impedirlo. Il peso numerico del Senato federale, inoltre, viene cresciuto di 40 unità rispetto alla cifra iniziale, 252 membri, accrescendo insieme il carattere disaggregato della sua rappresentatività, in quanto è previsto, comma 6, articolo 57, che ne verrebbero a far parte rappresentanti delle regioni e dei consigli e delle autonomie locali di esse, più quelli delle province autonome. Quindi 252 membri più 42 membri, il Senato federale arriva a 294. Ben più grave accentuazione della territorialità, della rappresentatività del Senato federale, è data alle condizioni di eleggibilità dei candidati, articolo 58. I candidati infatti debbono avere oltre 25 anni di età, uno dei seguenti requisiti:
Avere ricoperto o ricoprire cariche pubbliche elettive in enti locali o regionali all'interno della rispettiva regione. Essere stati eletti senatori o deputati nella rispettiva regione. Risiedere nella regione alla data di indizione delle elezioni per il Senato federale. La ratio di tale norme è riconducibile alla volontà di accentuare al massimo il radicamento del candidato con il territorio regionale, in modo da limitarne al massimo l'eventualità di un sia pure indiretto ordinamento di interesse nazionale. Con tali requisiti la dimensione partitica, che bene o male, degenerata o meno, dovrebbe far capo a una concezione universale del rapporto politico, in connessione ad una concezione universale dell'essere e dell'esistenza, in tanti termini ad un'ideologia, la dimensione partitica finirà per cedere alla dimensione territorialistica. Quando i costituzionalisti si arrovellano intorno alla cosiddetta contestualità affievolita delle elezioni del Senato federale e delle regioni, in caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, dimostrano di non capire il vero significato di questa riforma secessionista, nella quale il partito politico perderà gradualmente di significato, di peso politico e di realtà. Questa operazione è tanto più facilitata dal fatto che le competenze normative e amministrative della regione, ripeto, sono le più condizionanti della vita del cittadino come singolo. A parte le competenze dell'ente locale, in particolare del comune, che è vero sono molto connesse alla vita quotidiana del cittadino e delle formazioni sociali, pertanto forniscono molti strumenti di condizionamento alla classe politica locale, va osservato tuttavia che la classe politica regionale ha poteri di condizionamento superiori a qualsiasi altro ente pubblico, sia rispetto allo Stato sia rispetto all'ente locale, in quanto le materie di sua competenza hanno una maggiore incisività nella vita quotidiana di quella delle competenze che lo Stato ed ha potere legislativo che gli enti locali non hanno, soprattutto in ordine alla gestione del territorio e delle sue risorse, in ordine alle distruzioni, in ordine all'esistenza. Le stesse competenze concorrenti, che sono tante, mettono le regioni in posizione di forza perché le norme di principio, se le determinano, molte volte in materia concorrente, lo Stato non emana norme di principio, leggi quadro, e se stesse nel Senato, e poi sono emanate nel Senato federale. E se si mettono d'accordo di non determinarle neppure nel Senato federale, vanno avanti ciascuna per conto suo, per non parlare della clausola residuale per la quale la Regione è competente esclusiva per ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Ecco allora, sempre parlando del mandato, vediamo il nuovo articolo 67, anche l'articolo 67, appunto, come dicevo, grande retaggio della rivoluzione francese. In sintesi, ciò che viene meno, per i caratteri che abbiamo esposti, oltre che per i caratteri che di seguito poi illustreremo, viene meno il carattere della politicità del mandato per i componenti del Senato federale. E lo dimostra la nuova ambigua formulazione dell'articolo 67. Mentre il testo vigente stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione, nel testo del progetto si opera una singolare distinzione con una struttura che non si comprende se chiasmica o meno. Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la nazione e la Repubblica. Si possono dare due letture. Secondo una prima lettura, la nazione e la Repubblica sono rappresentate ambedue da ciascun deputato e da ciascun senatore, e pertanto ogni senatore rappresenta tutte e due. Ma con questa interpretazione, perché distinguere allora fra deputato e senatore e non mantenere l'espressione vigente ogni membro del Parlamento? Ci dovrà essere pure una ragione. Se si cambia, ci sarà una ragione, ma ciò che illumina la prima distinzione, deputato da senatore, è la seconda distinzione fra nazione e repubblica. Qual è la differenza fra le due realtà politiche nel nuovo ordinamento prospettato? A questo punto occorre riandare
e, come avevo promesso, all'ultima formulazione dell'articolo 114 operata dalla legge costituzionale 3 del 2000 e in riferimento alla quale poco fa dissi che già nel testo vigente riformato dall'articolo 114 lo Stato nazionale italiano è stato eliminato. Originariamente, prima della riforma, questo articolo prevedeva la Repubblica ripartita in regioni, province e comuni. Tale redazione faceva della Repubblica la forma dello Stato nazionale Italia. La realtà di uno Stato nazionale, come sostiene la dottrina tradizionale, si concretizza in un complesso di soggetti umani che, aggregatisi per vivere insieme per realizzare un compito storico comune, vengono a costituire un popolo con un'organizzazione stabile, cioè un apparato statuale che, in quanto viene a perseguire il bonum comune o in altri termini la salus publica, acquisisce la forma e la qualifica di res publica, cioè una comunità politica o, con termine giuspubblicistico, una repubblica. La comunità politica è dunque concepita tradizionalmente come un sinolo, la cui forma è costituita dalla Repubblica e la cui sostanza è costituita dallo Stato, popolo e territorio. L'originario articolo 114 di Costituzione faceva della Repubblica una realtà sostanziale in cui regioni ed enti locali costituivano solo delle ripartizioni. Ripartizioni, è vero, già allora un po' ambigue in quanto non si specificava se i comuni e gli altri enti locali fossero ripartizione delle regioni, ma comunque parti di un tutto sostanziale in quanto la Repubblica era la forma dello Stato e questo era il popolo politicamente organizzato. Con la riformulazione operata dalla riforma del 2001, la nuova redazione dell'articolo 114 Costituzione viene ad esprimere una realtà sostanzialmente diversa dalla precedente, cioè la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni dello Stato, cioè la Repubblica non è più una realtà ontologica, sostanziale, articolata in parti, ma è solo la sede organizzativa di entità aggregate e giustapposte, fra le quali viene annoverato anche lo Stato. Lo Stato, quindi, nella nuova redazione non è più una realtà sostanziale costituita dal popolo e dal territorio, uniti assiologicamente e finalisticamente e funzionalmente nell'ordinamento, ma viene ridotto ad un mero grado organizzativo, un complesso di uffici amministrativi, i ministeri e le strutture periferiche, e queste sempre più in diminuzione a favore delle regioni, avente la stessa dignità delle regioni e degli enti locali, posto alla fine dell'elencazione come struttura residuale. A rigore di termine non esiste più l'Italia come Stato nazionale, esiste un'Italia ridotta ad una organizzazione, la Repubblica, organizzazione di organizzazioni, enti locali, regioni e Stato, perché lo Stato è soltanto una struttura amministrativa. La redazione dell'articolo 114 della Costituzione del progetto leghista non solo ribadisce, ma aggrava tale situazione istituzionale in quanto aggiunge, in riferimento agli elementi costitutivi della Repubblica, che esercitano le loro funzioni, distinguendo deputati e senatori, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. La leale collaborazione accentua l'idea di parità fra gli elementi costitutivi, mentre la sussidiarietà accentua il primato funzionale degli enti territorialmente meno ampi rispetto a quelli più ampi, escludendo infine la coscienza dell'essere parti di un tutto. Tornando dunque al nuovo articolo 67 del progetto, comprendiamo cosa significa nella mente del redattore secessionista la separazione fra rappresentanza della nazione e la rappresentanza della Repubblica. Nazione e Repubblica non coincidono più, ma sono due realtà differenti, con rappresentanti diversi, la prima è rappresentata dai deputati, la seconda dai senatori.
E per i senatori del Senato federale del progetto secessionista, la Repubblica da rappresentare non costituisce nulla più che la sede dove deve concertare i presupposti per la futura secessione, mentre la nazione italiana non esiste, anzi non sarebbe mai esistita per loro, lo vanno dicendo tutti i giorni, lo stampano, lo dicono nel loro sito, non ne fanno mistero, la loro capacità è di non essere presi sul serio. È come quando un individuo non prende sul serio una malattia grave, una malattia mortale, non la prende sul serio, non si cura. Quando poi neppure la chirurgia è sufficiente, succede quello che succede. Quindi per loro la nazione italiana non esiste, non sarebbe mai esistita, mentre le vere nazioni sarebbero la Padania e qualsiasi altra realtà regionale che voglia qualificarsi tale. E veniamo allora alla sintesi. Qual è la funzione effettiva del Senato federale? Raccolgo le file di cose che in pratica ho già accennato. In sintesi, il Senato federale, in quanto costituito da rappresentanti di interessi particolari di ciascuna regione di provenienza, è inidoneo a rappresentare l'interesse nazionale. Tant'è vero che solo la Camera dei Deputati, attraverso il governo, viene considerata istituzionalmente interessata a difendere l'interesse nazionale e per di più nei confronti del Senato federale, il quale pertanto in pratica occupa una posizione presuntivamente antinazionale. Il Senato federale, lo ripeto per l'ennesima volta, costituirebbe dunque di diritto e di fatto solo la sede in cui i rappresentanti degli interessi regionali, soprattutto, e in subordine locali, si accordano per distribuirsi sempre maggiori poteri e per rendersi sempre più emancipati dal governo centrale e indipendente fra loro. Ora, sul nuovo sistema normativo, non posso soffermarmi perché bisogna lasciare anche spazio poi dopo agli interventi e alla discussione. Prima di tutto viene accresciuta enormemente il sistema delle fonti. Abbiamo leggi di competenza Camera e Deputati, leggi di competenza del Senato federale, leggi emanate dal Parlamento in seduta comune, leggi emanate dalle regioni a statuto speciale, leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario, leggi emanate dalle province autonome. La singolarità è che le leggi della Camera dei Deputati e quella del Senato federale si sdoppiano in due ordini di fonti, mentre con il sistema tuttora vigente della navetta, tanto criticato, ma che ha permesso una legislazione amplissima con funzioni di decantamento. Sì, era stata criticata nel passato, ma non si pensava che il peggio non è morto mai. E quindi si è andati a finire. Qual è il rapporto, lo sintetizzo, fra i due ordinamenti? È che se una delle due Camere deve fare delle osservazioni alla legislazione dell'altra Camera, gli viene mandato il testo approvato, può fare delle osservazioni, però l'altra Camera poi decide in via definitiva, il che lascia presumere che è assolutamente poi inutile fare delle osservazioni quando ognuna ha possibilità di approvare in via definitiva senza condizionamenti. Vi sono però, per esempio, per le leggi chiamate leggi dello Stato, leggi della Repubblica, non si capisce poi la differenza tra questi ordini di fonti, in cui il Parlamento in seduta comune con un sistema macchinoso, per cui se non si riesce ad arrivare ad un unico testo, viene creata una commissione e poi i presidenti delle Camere intervengono, però non si dice se anche attraverso una commissione bicamerale, attraverso testi approvati dai presidenti delle due Camere, se non si mettono d'accordo, che cosa succede? Non lo dicono. La logica lascia credere che si arrivi al blocco della legislazione, e il che lascia presumere. Ora, in pratica,
diciamo, in sintesi, noi possiamo arrivare ad una divaricazione notevole fra la legislazione delle due Camere. Quindi ciascuna legislazione di ciascuna Camera prenderà di fatto e di diritto una propria strada, l'una opposta all'altra. Le materie che concernono l'esistenza sia dello Stato nazionale sia di ciascuna regione, in quanto, come abbiamo visto, i rapporti di coordinamento reciproco sono regolati da un meccanismo che di fatto può portare ad esiti inconcludenti, tanto più che le materie di legislazione sottoposte al procedimento del Parlamento in seduta comune sono poche, si riferiscono a problematiche che interferiscono più che le altre con le materie delle competenze riservate dello Stato e della Regione. Lo stesso interesse nazionale, che con grande clangore di trombe, rullare di tamburi, la destra ha detto di avere reintrodotto, abbiamo seguito nella cronache, diciamo anche alla televisione, il discorso di Nania, noi abbiamo reintrodotto l'interesse nazionale. In realtà non è stato introdotto l'interesse nazionale, perché è laddove il capo del governo ritiene che venga leso l'interesse nazionale, il giudizio poi viene rimesso ad un procedimento di natura bicamerale, il quale può essere bloccato dalla mancanza di accordo. Per cui si può benissimo disattendere il cosiddetto accordo. E vengo alle mie conclusioni. In pratica il federalismo è il nostro paese. Attualmente, sia a livello politico sia a livello dottrinale, la maggior parte degli operatori si professano sostenitori della forma di Stato federale come forma dello Stato italiano. Solo da poco tempo cominciano, è vero, a levarsi diverse voci che prendono le distanze dal coro, sia a livello politico che a livello scientifico dottrinale. Io, che sono sempre stato antifederalista, propongo solo due considerazioni, una generale e una particolare relativa all'Italia. In via generale ritengo che il federalismo sia una contraddizione in termini, perché la sovranità non può essere distribuita fra più soggetti statuali, ma solo fra più organi dello stesso soggetto. O è vero Stato quello federale e non lo sono gli Stati federati, oppure lo sono questi ultimi e non lo è quello federale. Solo le potestà legislative concorrenti sono possibili, quelle esclusive sono una contraddizione in termini, perché non esiste una materia dell'esistenza che non sia connessa a ciascuna delle altre materie. Addirittura nel progetto, ma ovviamente devo mantenermi nelle debite, diciamo, nei tempi debiti, ci sono delle materie esclusive, non concorrenti, comuni allo Stato e comuni alle regioni. Difesa della salute da parte dello Stato, sanità da parte della regione, sistema di istruzione dello Stato e strutture, organizzazione, programmi, parte dei programmi da parte delle regioni, esclusive, non pure concorrenti. Poi, in via particolare relativa all'Italia, ritengo che l'articolo 5 della Costituzione, che definisce la nostra Repubblica una e indivisibile, imponga ad ogni legislatore costituito due limiti. L'essere indivisibile proibisce ogni possibilità di secedere dall'unità dello Stato nazionale, ivi compreso un referendum regionale separatista. L'essere una esclude che di repubbliche italiane ce ne possono essere più di una, che ci possa essere una repubblica federale e delle repubbliche federate. Mi permetto di ricordare a questo proposito che ogni riforma sulla base dell'articolo 138 e dell'articolo 139 pone dei limiti ai poteri che operano una riforma costituzionale, in quanto non possono che essere dei poteri costituiti, che traggono cioè la loro legittimazione dall'originaria Assemblea Costituente, la quale, in quanto tale,
costituiva una fonte di fatto extragiuridica, nata da un fenomeno storico rivoluzionario. L'attuale Parlamento, sia attraverso l'articolo 138, travalicasse i limiti posti dall'articolo 139 dei primi 12 articoli della Carta fondamentale, si autoinvestirebbe di un potere costituente che non può avere, in quanto è solo un potere costituito, compiendo per ciò stesso un colpo di Stato. Anche il colpo di Stato costituisce, come sappiamo, insieme alla rivoluzione, una fonte giuridica di fatto. Il primo è opera di organi dell'ordinamento in vigore, la seconda è opera di soggetti estranei dell'ordinamento in vigore. Ora, il problema non è se sia un bene o un male fare una rivoluzione, un colpo di Stato. La storia potrebbe richiederlo. Il problema è che una collettività nazionale deve rendersi conto se quella che viene fatta passare per una riforma in realtà non è una riforma ma un colpo di Stato o una rivoluzione. In sintesi, a mio vedere, questa riforma costituisce lo strumento ideale, perfetto, per eliminare lo Stato nazionale italiano dal consorzio dei popoli. In altri termini, un colpo di Stato. Perché avviene questo? Da dove deriva questo fenomeno? Le cause sono tante. Però io ho un'idea personale. Permettetevi di esprimermi una mia convinzione, tuttavia purtroppo supportata da quotidiane conferme e che comincia a essere condivisa. Molte volte quando entra in crisi un aggregato umano, una coppia, un gruppo, una comunità territoriale, c'è sempre un fattore esterno che crea un'incapacità di dialogo. Ora, secondo un mio soggettivissimo parere, qualcuno d'Oltralpe, che il 4 novembre 1918 sembrava aver definitivamente risalito in disordine e senza speranza il baluardo delle Alpi, da qualche decennio le sta ridiscendendo senza rumore, ma con la fondata speranza di saldare con la latinità un conto mai chiuso. Ed in questo programma hanno come complici coloro che, dopo aver invitato gli italiani a mettere il tricolore nella latrina, frase mai smentita e mai rinnegata in nessuna sede, ci hanno governato poco fa e alleati anche a coloro che si presentavano come i costruttori di una alleanza fra italiani, un'alleanza nazionale.